4 aretini su 100 viaggiano su automobili prive di assicurazione. Sono questi i dati che emergono dai primi test effettuati dalla Polizia Municipale attraverso i controlli sulle targhe registrate dalle telecamere poste all'ingresso dei varchi ZTL. Per adesso si tratta solamente di controlli preliminari, ma da lunedì prossimo le telecamere poste nei punti d'accesso della ZTL scruteranno tutte le targhe per effettuare controlli sulla regolarità delle assicurazioni e delle revisioni. Non si aggiunge nulla. Le targhe vengono rilevate dalle stesse telecamere che le rilevano con la finalità di verificare la legittimità del passaggio all'interno della ZTL, ma viene effettuato un controllo in più sul fatto che l'autovettura sia correttamente passata alle verifiche tecniche, che abbia pagato l'assicurazione, che sia quindi assicurata e che non abbia fermi amministrativi in corso. Quindi, diciamo, si fa un filtro per fare in modo di elevare contravvenzione, ma soprattutto mettere sull'avviso il contribuente, il cittadino, l'automobilista nei confronti di una non completa e perfetta funzione amministrativa della sua autovettura. A tutti i varchi attualmente in uso ad Arezzo della ZTL, sono 16 telecamere, e ognuna di queste telecamere rileverà attraverso la targa del veicolo che passa se è coperto di assicurazione e se ha superato la visita di revisione tecnica. Dopodiché verranno inviati ai trasgressori un avviso per portare in visione l'assicurazione oppure la revisione. Le telecamere saranno in funzione sempre, quindi non solo in orario di ZTL, ma il controllo sarà esteso H24.